Si è giocato solo su due campi il turno infrasettimanale del campionato di Serie A di pallavolo. Conegliano, la capolista, ha vinto nettamente a Bergamo 3-0. Grande battaglia a Cremona tra Casalmaggiore e Brescia. Alla fine Casalmaggiore l'ha spuntata per 3-2. Federica Stufi, capitana di questa squadra, avete sofferto tantissimo, soprattutto nei due set centrali, poi ne siete venuti fuori. Sì, diciamo abbiamo sofferto un po' psicologicamente in questo periodo. E diciamo oggi dai, è il 4, è la liberazione dalla prima guerra mondiale, liberiamo tutto dalle cattive energie e ripartiamo, per noi è una ripartenza. E è stata dura, magari in dei momenti non bellissima a pallavolo, però ci abbiamo messo tutto, usciamo da un momento difficile e quindi ci siamo a fare le spalle larghe. Come si vive in questa situazione dove davvero le partite vengono rinviate anche a poche ore dall'inizio? Come si vive un po'... Sempre pronti ad andare in palestra, perché noi ogni tempo possibile ci stiamo allenando veramente tantissimo, perché e secondo me si verranno anche i frutti nel tempo. E quindi si passa in palestra anche il giorno libero. Cercando di stare attenti. Esatto, esatto. E sperando che Dio ce la mandi buona, perché ci vuole anche quella. Tornerete in campo subito contro Monza sabato, avversario tosto. Assolutamente, è una squadra fisica e ha dimostrato anche nell'ultima partita di proprio avere determinazione a muro, tecnica, tattica. E poi c'è l'ex, c'è Marco Gaspari, quindi dai, speriamo si emozioni un po' magari. E è una gara tosta, loro giocano bene, ma quest'anno abbiamo visto che ogni gara non puoi dire sulla carta come va, tranne una. E quindi c'è da lottare e spero sia una partenza questa di oggi.